Io non pretendo adesso di farvi un giro esaustivo del sito, perché l'idea era, è importante che voi sappiate perché il sito è stato costruito, era la parte che ho descritto io, come vanno interpretati i dati e che conclusioni se ne possono trarre. Adesso è il caso di dare un'occhiata a dove i dati stanno e come ci si può accedere. Allora, questa è la pagina principale del sito. Vedete che c'è un menu, questo menu viene ripetuto per tutte le pagine possibili e il razionale è che c'è le tabelle numeriche, per chi è interessato ai valori numerici più che non alle distribuzioni, all'andamento nel tempo, è opportuno andare a guardare qui. Questa è la parte originale del sito. Questa, io il sito l'avevo cominciato a costruire per il mio diletto personale ormai 3 mesi fa e poi, soprattutto grazie all'aiuto dei colleghi e di tutta la componente di persone che ho indicato, è riuscito a diventare quello che è diventato, ma originalmente era partito da questo il sito. Qui ci sono i plot più variegati. Se uno è interessato veramente ad andare a guardare i dettagli, è opportuno andare a guardare sotto regioni. Poi c'è il sommario, vi farò vedere che cosa contiene il sommario. È possibile da qui scaricare il formato dei dati quotidianamente, i codici per poterli leggere, sia il codice in C++ che il codice Python. Ci sono dei tutorial, sia in formato video che in formato PDF, in cui ci sono gli approfondimenti, sostanzialmente le cose che vi ha raccontato adesso Roberto. C'è una descrizione del progetto e è possibile contattarci mandando dei mail. Allora, andiamo a vedere innanzitutto, partiamo dalla parte del sito originale, che è la mappa. Qui abbiamo una mappa dell'Italia, è possibile cliccare su ogni singola regione. Quello che si ottiene è l'andamento dei dati aggiornati alla sera alle 18:30 del giorno precedente. E qui vedete per esempio il sommario dei conteggi in funzione della data. È possibile ingrandire, cliccare questa finestra e vederla in dettaglio. Qui l'andamento è rappresentato in modo puramente indicativo, quindi questa curva, che è una delle curve che ha fatto vedere Roberto, qui non ha un particolare significato o valore, serve soltanto a guidare l'occhio. In particolare poi si possono vedere questi stessi valori per la regione, per quanto riguarda diverse categorie, per esempio i ricoverati, quelli in terapia intensiva, gli ospedalizzati e così via. Alcune curve sono come questa, curve integrali, cioè ogni giorno contiene tutti i dati del giorno stesso più quelli precedenti che si sommano, altre invece rappresentano l'andamento giornaliero. Per cui, per esempio, i deceduti in totale sono rappresentati da una curva di questo tipo, di tipo integrale, mentre i positivi attuali sono quelli che sono positivi oggi e quindi è una curva di tipo differenziale, di quelle che raggiunge un massimo e poi decresce. È possibile fare questa cosa per tutte le regioni ed è possibile cliccando qui andare a vedere la stessa cosa per le province. Qui il numero di siti è molto maggiore, però l'informazione fornita è diciamo più povera perché per esempio per Milano vedete che c'è soltanto il numero di conteggi totali accumulati fino al giorno tale, non per nostra pigrizia, ma perché la Protezione Civile, questi sono i dati che fornisce. Qui avete l'andamento per la Lombardia, quindi per la provincia di Milano soltanto, qui l'avete per tutta la regione di cui Milano fa parte e qui l'andamento nazionale. Se cliccate avete di nuovo l'andamento nazionale. Si possono andare a vedere queste quantità anche nella parte tabelle. Qui ci sono delle tabelle numeriche che fanno vedere regione per regione le varie categorie. Quindi, per esempio, se uno clicca sul totale dei casi, si può riordinare in modo diverso l'andamento. Per esempio, qui si vede che la Lombardia è la più alta e la più bassa, adesso questi sono in ordine decrescente, quindi la Basilicata è quella che ha avuto il totale minore di casi. Ricliccando si inverte la situazione, mentre in rosso c'è il totale. Poi qui c'è il dettaglio. Si può cliccare su qui dentro e si ingrandisce questa finestra e qui quello che si osserva è la percentuale di quanti deceduti, quanti guariti e così via per quella particolare regione a quella particolare data. Quindi si possono vedere le correlazioni fra le varie quantità giorno per giorno. È possibile poi cliccando qui ottenere gli istogrammi corrispondenti e qui vedete che mettendo il mouse sopra ai punti si hanno per la regione Veneto, per la categoria totale positivi, il numero di quanti sono giorno per giorno. È possibile selezionare, per esempio, soltanto i dati, uno fa clic sui dati,
togli la curva e rimangono soltanto i dati, oppure uno può cliccare sulla curva e togliere i dati e vede soltanto l'interpolazione. È possibile vedere questo in scala lineare o logaritmica, quindi in potenze di 10. Questo permette di vedere l'andamento in modo più matematicamente più significativo. Ed è possibile tramite questi menu fare degli zoom. Per esempio, uno può cliccare qui e zoomare solo una regione. Ci si riporta sopra di nuovo i dati e si ha lo zoom della sola regione. Si può diminuire l'ingrandimento, aumentare, si può salvare l'immagine in formato grafico. Cliccando su qui si ottiene l'immagine in formato grafico e viene salvata sul computer ed è possibile farlo per tutte le regioni. Non solo, è possibile farlo per tutti i tipi di dati. Per esempio, vediamo il parametro RTH, questo ci farà vedere l'andamento del parametro RTH per il Veneto all'andare del tempo. Quindi sono tutte le informazioni. È possibile anche vedere, aggiungere colonne, quindi per esempio uno può togliere la colonna ospedalizzati e aggiungere la colonna terapia. E quindi è possibile riordinare tutte queste colonne in modo vario. Questo è possibile giocarci, lo lascio ovviamente alla curiosità di chi è interessato. Si possono vedere le tabelle normalizzate. Questa va letta in un altro modo. Per esempio, questo fa vedere il numero di conteggi per le diverse regioni in assoluto. Quello che però interessa tipicamente è il numero di conteggi per abitante, perché non tutte le regioni sono abitate allo stesso modo e la situazione in questo caso cambia, scusate. Ecco, qui si vede, cliccando su conteggi, che per esempio la regione per la quale il numero di conteggi per abitante è il massimo è la Valle d'Aosta. La Valle d'Aosta in assoluto non ne ha tantissimi, ma per abitante ne ha molti. E quindi in questo modo si passa da un tipo di conteggio all'altro. È possibile fare questa cosa per le diverse quantità, è possibile farlo per diverse date, quindi qui c'è l'archivio storico, si può andare indietro nel tempo e vedere com'era la situazione a una certa data. Si può tornare alle tabelle, è possibile anche vedere questa cosa in tre dimensioni. Quindi qui abbiamo la rappresentazione a schermo intero, se vogliamo, basta cliccare su qui, sul pallino rosso, su questo pallino, questo lo si può chiudere, scusate, no, si può ridurre. E qui, spostando questa immagine la si può ruotare. Qui ci sono tutte le regioni, il nome della regione è scritto qui in basso, è poco visibile, ma passando sopra col mouse si può vedere. Per esempio, qui stiamo osservando il Piemonte all'andare della data. E si hanno le varie quantità numeriche e quindi si può ruotare o ingrandire, per esempio si può selezionare solo una parte di questo plot facendo così. A questo punto si hanno soltanto le regioni selezionate. Rapidamente arriviamo alla conclusione, torniamo quindi indietro, arriviamo a regioni. Questa è una parte importante del sito perché qui abbiamo la possibilità di vedere regione per regione, quindi possiamo scegliere le singole regioni piuttosto che non raggruppare per il nord. Quindi se io raggruppo il nord ho tutte le regioni del nord e osservo il sommario di tutte le cure, ospedalizzati, terapie intensive e così via per tutte le regioni messe insieme. Posso sceglierne una sola, clicco sulla regione e vedo l'Umbria con le sue diverse categorie. Posso fare questa cosa per dei grafici riassuntivi, per esempio possiamo scegliere il numero di attualmente positivi per le regioni del nord, centro e sud ogni 100.000 abitanti, quindi c'è tutta l'Italia e c'è l'andamento diviso per regioni e categorie. Quindi il numero di opzioni disponibili qui è veramente enorme, i dati sono tanti, tantissimi, vi suggerisco di andarli a guardare. Questa stessa cosa è fatta per il mondo, quindi per esempio c'è il tempo di raddoppio dei decessi e vedete che cliccando, prendendo il mouse, si può aumentare la dimensione di questo. Cliccando con un doppio clic sulla curva, si cancellano tutte le cure e si lascia soltanto quella indicata. Per esempio, io faccio un doppio clic su Brasile e vedo soltanto il Brasile. Quindi è possibile selezionarli e vedere che cosa succede per il mondo. Un'altra cosa molto interessante è, per esempio, il totale dei decessi visto come animazione. Se uno fa andare questa animazione, facciamola grande, si fa partire l'animazione, parte da zero e si vede al variare del tempo, qui c'è la data, si vede come si è diffusa
l'epidemia, quindi quali canali geografici ha scelto, e si vede che si è sviluppata da nord verso sud progressivamente. Questo tipo di immersione è possibile farla per tutte le categorie indicate qui dentro. Arriviamo alla fine al sommario. Per chi fosse ormai aduso a leggere le tabelle, queste rappresentano la situazione aggiornata al giorno di oggi, cioè a ieri sera in pratica, e ci sono tutti gli indicatori principali che Roberto ha fatto vedere. Io non ne ripeto il significato, potete andare a guardarli e se alcuni di questi indicatori non fossero chiari, nei tutorial, in particolare negli approfondimenti, trovate la spiegazione di che cosa queste curve significano. Abbiamo ecceduto in modo significativo del tempo a nostra disposizione, mi interessava solo farvi vedere che il sito è ricco, come si fa a navigarci e vi invito, se siete interessati e curiosi, di farlo, andando anche in contemporanea a visitare il sito dell'Open Access Repository, dove ci sono anche contributi di articoli scritti da nostri colleghi basandosi su questi stessi dati. Vi ringrazio e do la parola a Mauro, immaginando che ci possano essere delle domande. Sì, buongiorno a tutti. Noi nella chat non abbiamo pubblicato alcuna domanda perché abbiamo avuto diverse domande, vi abbiamo risposto privatamente a tutti, quindi non ci sono domande in coda in attesa di risposte. Io direi comunque che se ci sono domande da fare, il tempo per un paio di domande almeno c'è. Quindi lascio aperta la possibilità di fare domande direttamente agli speaker. Ecco, nel frattempo vedete altri tre collaboratori che sono fondamentali nello sviluppo del sito: Luca Lista, Daniele Pedrini e Mauro Mezzetto, ovviamente. Ecco, in attesa che ci siano eventuali domande, vorrei solo fare un ulteriore commento. Noi non sappiamo e ci auguriamo che non ci sia una ripresa dell'epidemia, però siccome sappiamo che il virus, seppur sotto controllo, circola ancora, bisogna stare molto attenti e monitorare la situazione. Quindi il sito continuerà ad aggiornare i dati per molto tempo ancora e ovviamente se la cosa andrà a spegnersi, bene, avremo il sito con l'open access che conterà la storia di quello che è successo, servirà a memento futuro. Ma dovesse, nella malaugurata ipotesi, rientrare in causa una crescita dei casi, sarà molto molto utile il contributo di tutte le persone, di tutte le discipline, non soltanto dei fisici delle particelle che qualcosa hanno da dire ma poco su questo fenomeno. E quindi l'invito è a colleghi di altre discipline di utilizzare e di mettersi in contatto con noi, di utilizzare i mezzi che l'INFM possiede, non perché siamo più bravi dei colleghi delle altre discipline, ma perché la nostra disciplina ci ha forzato a sviluppare questi mezzi molto per tempo, cioè tipicamente la possibilità di analizzare grandi moli di dati. Quindi chi fosse interessato si metta in contatto con noi e saremo più che lieti di collaborare con altre discipline. C'è una domanda che chiede se la registrazione di questo incontro sarà riservata sull'INFN o se viene aperto a tutti. No, l'idea è di metterlo su un canale YouTube. Ancora non abbiamo deciso, non ha deciso l'ufficio comunicazione INFN se depositarlo nel canale istituzionale di YouTube dell'INFN, che ha un formato editoriale un po' diverso da questo tipo di seminare. Quindi siamo in attesa di saperlo da loro. In qualche modo comunque troveremo il modo di annunciarlo. Sicuramente verrà messo a disposizione, dobbiamo solo ancora stabilire dove. Quindi per chi fosse interessato, contattateci o seguite l'INFN, verrà annunciato anche sul sito INFN di dove verrà messa la registrazione. Bene, direi che se non ci sono altre domande, abbiamo ecceduto come sospettavamo purtroppo di fare i tempi, ma d'altra parte pensiamo che sia utile dare l'informazione in modo completo piuttosto che non molto accorciato. Chi è interessato avrà sicuramente apprezzato. Speriamo. Arrivederci, grazie a tutti. Arrivederci, Grazie a tutti. arrivederci. Ciao a tutti.